Grazie anche all'ospite che ha accettato di volo, diciamo, questa intervista, perché stamattina abbiamo tantissimi nostri teleradio ascoltatori su questo fronte impegnati a cercare di capire di più. Noi grazie a Paolo Mariani, direttore generale del Confidi Unico, il più grande Confidi delle Marche, che è in collegamento telefonico con noi, vigilati da Bankit. Parliamo un pochino di questi belli, brutti, famigerati, pochi maledetti e subito, 25.000 euro, ma anche in più in generale della legge regionale, che è molto importante per capire come arrivino, se arrivino questi soldi, questa liquidità per le aziende. Mariani, intanto buongiorno e grazie. Buongiorno, grazie a voi per la telefonata. Allora, lei ce l'ha la sfera di cristallo, Mariani, ce l'ha pronta, l'ha tirata fuori per capire questi 25.000 euro? La sto lucidando, cercando di capire che cosa c'è ci sia dentro. Allora, siamo tutte orecchie, Mariani. Guarda, detto, direttore, detto questo velocemente, per quanto riguarda, partirei dalla legge regionale, perché ritengo che la legge regionale sia un ottimo strumento che la regione ha elaborato per dare liquidità alle imprese. La legge regionale ha approvato un intervento su due misure, uno in credito diretto, cioè cash, denaro alle imprese erogato tramite i Confidi, e il denaro lo mette per un 50% la regione e per un 50% il Confidi. I finanziamenti sono sino a 40.000 euro e hanno una durata di 8 anni, 2 di preammortamento e 6 di ammortamento. Cioè, rischiate di fare meglio dello Stato italiano, Mariani, rischiate di fare meglio dello Stato italiano, già subito. Direi che stiamo facendo meglio dello Stato italiano. Non c'è più il rischio. Non c'è questo rischio, nel senso che il tasso è più basso addirittura di quello previsto. Sì, lei citava prima i 25.000 euro dello Stato italiano, che sono sicuramente un'ottima misura, ma al momento il tasso, con quella formula molto complessa, ci porta a dire che sarà superiore all'1%, sia superiore all'1%, inoltre ha una durata, il finanziamento inferiore, perché massimo 6 anni comprensivo dei 2 di preammortamento, e soprattutto è legato al 25% del fatturato delle imprese, mentre nel nostro caso questo vincolo non c'è. Quindi direi che la regione da questo punto di vista è stata lungimirante, sia in questa misura sia nell'ambito della misura del contributo in conti interessi, perché le imprese che si finanziano tramite le banche possono accedere al contributo in conti interessi tramite Confidi, che quindi abbatte il costo, radicalmente il costo del finanziamento. Sulla misura dello Stato, alla quale lei faceva riferimento, è sicuramente una buona misura, purché parta, purché le banche la eroghino e purché appunto ci sia rapidità. Noi siamo già operativi, noi e gli altri Confidi che hanno aderito al bando, siamo operativi, già stiamo caricando in procedura le domande e nei limiti delle risorse della legge procederemo a valutarle e a erogarle. Per quanto riguarda l'altra legge, c'è ancora probabilmente un minimo di ritardo in più, so che il sistema bancario si sta attrezzando e speriamo bene, perché qui bisogna fare squadra, non parlare di altro. Questo paese ha bisogno di fare squadra e di far arrivare liquidità alle imprese. No, questo, per carità, le fa onore istituzionalmente dire siamo entrambe queste realtà a disposizione, ci sono entrambi gli strumenti, però mi concede e mi permetta, qui abbiamo imprenditori piccoli e medi che sono veramente in condizioni difficili e lamentano alcuni ritardi, il fatto che le banche chiedano comunque un interesse importante, il fatto che le banche nell'opzione Stato, con la garanzia dello Stato che certa sempre non è, con il fatto poi che il tasso sia un pochino superiore, con il vincolo del 25%, qui abbiamo invece uno strumento, lei mi dice, già più pronto, con meno vincoli, e per cui, tra l'altro, 40.000 euro, capito bene? Esatto, che sono estendibili a 50.000 se l'impresa fa investimenti. E allora noi direttamente convogliamo tutti su questo strumento, se possiamo. Perché da ieri è anche possibile, no? Mi corregga poi Mariani se sbaglio, però prego, già presentare questa domanda per quello che riguarda la regione. Noi abbiamo già caricato domande, nel momento in cui lei mi parla
i colleghi, i collaboratori stanno caricando le domande e nella procedura in modo tale da esaminarle velocemente e da deliberarle. Per rispondere però completamente, è vera una cosa, sia il sistema bancario sia i confidi devono rispettare poi le disposizioni della Banca d'Italia e certo. della Banca Centrale Europea, quindi sono operazioni comunque di debito, non sono operazioni a fondo perduto. È chiaro che bisogna distinguere perché i cittadini sappiano e le imprese sappiano che un conto è l'operazione a fondo perduto, dove io erogo un importo e il fondo è destinato, definito e non c'è un ritorno. L'operazione di debito, sia quella dello Stato che dà garanzie, ma le banche che erogano rivorranno indietro i soldi, e se le banche non lo avranno indietro agiranno sulla garanzia dello Stato e lo Stato a sua volta andrà dall'impresa per rifarsi dare i soldi, perché questa è la sostanza. Non parliamo di investimenti a fondo perduto, ma di un'operazione di debito garantita dallo Stato. Anche nel nostro caso e della legge regionale è un'operazione di debito. Cerchiamo ovviamente di valutare attentamente tutte le proposte e di essere veramente vicini alle imprese in un momento difficilissimo, però è chiaro che le imprese si debbono impegnare a rimborsarlo. Certamente, certo. questo era giusto spiegarlo. E sui tempi al volo, perché purtroppo siamo in chiusura di questa intervista. Velocissimo, noi riteniamo che nell'arco di una settimana lavorativa, che è composta di 5 giorni, diamo una risposta. Beh, questo è davvero importante, grazie. Tutte le info comunque anche sul sito internet della Regione Marche, anche esatto. per capire quali sono gli indirizzi mail a cui attingere per la presentazione delle domande. Assolutamente sì, e poi anche le associazioni di categoria che ci hanno dato certo. vita, Confartigianato e CNA, sono a disposizione per le informazioni. Grazie, grazie davvero a Paolo Mariani, direttore generale di Unico, nel diciamo punto di contatto difficile, ho bisogno di soldi, lo Stato fa da garante, la banca mi guarda un po' in cagnesco, ecco che arriva Unico che ci mette diciamo un ulteriore carico di garanzia, diciamo così, per agevolare e rendere tutto più veloce. Questa è un po' la sintesi. Grazie, grazie a voi per l'opportunità. No, grazie a lei per questa importantissima informazione, una buona notizia, Andrea, con la quale, sì. con la quale vado subito sì. a fare domanda. Guarda, non, purtroppo non è così. Non è, vai, 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 vai. Grazie. Dove vai che devi fare il telegiornale? Giusto, adesso. Giusto, c'è il TG tra pochissimo, grazie al nostro Andrea Fiano. A voi, ci vediamo questa sera alle 18.30, sempre con È con te.